Francesca, grazie Flavio, grazie innanzitutto a tutti voi che siete qui questa sera. E allora inizio subito, cercherò di essere più veloce possibile, per quanto vi è possibile. Quindi diciamo che gli scavi condotti nel mese di settembre, che hanno riguardato il settore 11, nella fattispecie la struttura dell'ambiente termale e in particolare l'ambiente 1, che è questo che vediamo nella slide con l'ambiente assidato, ha dimostrato tutta quanta la sua complessità. L'ambiente infatti si mostrava completamente riempito da materiale da costruzione, tegole, cubiglia, mattoni, frammenti in cocciopesto, frammenti di malta e moltissime tessere di mosaico in bianco e grigio bluastro che ricoprivano tutta l'area in maniera disomogenea. Lo scavo ha proseguito anche piuttosto, diciamo che tutto questo materiale estremamente eterogeneo ha creato uno strato assai tenace, difficile da scavare e che ci ha rallentato ulteriormente quando abbiamo trovato, prossima slide, dei frammenti, diciamo, di malta su cui ancora sono legate tessere di mosaico che fanno riferimento alla pavimentazione originaria dell'ambiente termale. Appunto la foto con la lavagnetta mostra il momento del ritrovamento. Questi qui sono chiaramente dei frammenti estremamente fragili, basta pochissimo perché si polverizzino nel vero senso della parola, quindi andavano estratti con la dovuta cautela. Questo frammento nella fattispecie l'abbiamo poi dato alla nostra restauratrice Elisabetta Bianchi, che ha pulito almeno ecco, in maniera superficiale insomma, questa parte di pavimentazione e ci ha dato effettivamente la conferma di ciò che pensavamo, ovvero la pavimentazione presentava delle decorazioni, almeno chiaramente probabilmente piccoli riquadri bianchi o un grande riquadro bianco incorniciato appunto da queste tessere in mosaico grigio-bluastro. Prossima slide. Chiaramente scavando in questo materiale tenace, questo strato assai tenace, non potevano mancare chiaramente frammenti ceramici tantissimi, in particolar modo frammenti di anfore. Mi viene in mente un'anfora ad esempio d'Arda di terzo, quarto secolo africana, ma anche altri frammenti come ad esempio un frammento di invetriata di periodo augusteo, un frammento intera sigillata nord-italica, ceramica a pareti sottili, frammenti di lucerne, anche ceramica africana da cucina, nella fattispecie in particolar modo patine cinerognole ed orli anneriti. Chiaramente non solo cocci, prossima slide, ma anche reperti osteologici e frammenti appunto di metallo. Questo frammento più particolare, degno di nota, ancora non sappiamo bene a che cosa faccia riferimento, è un disco in piombo che ricorda la sua forma quella dell'appunto di uno scudo con un ombone centrale, sulla facciata anteriore c'è una spiga, una palmetta. Nel nostro caso purtroppo i caratteri non si leggono molto bene, ma il nostro presidente Paolo Marini ha trovato un confronto molto interessante, praticamente uguale, che spero potrà darci appunto informazioni su questo curioso oggetto, che sono state insomma fatte diverse ipotesi, magari una tessera, una moneta, un frammento di qualche tubazione, uno strumento di misurazione. Speriamo che insomma con gli studi successivi riusciremo magari a capire di che cosa appunto si tratti. Prossima slide. Dopo aver tolto lo strato più tenace, più resistente, siamo scesi a livello pavimentale. A livello pavimentale però, che come diceva la collega Francesca, non è la pavimentazione originaria in mosaico chiaramente dove camminavano, ma è la pavimentazione su cui poggiavano le sospensore, quindi è la pavimentazione dell'impianto di riscaldamento dell'ipocausto, dove appunto le sospensure creavano questo ambiente
sotterraneo dove appunto circolava aria calda per riscaldare appunto l'ambiente. Ecco, una cosa molto particolare è che una volta arrivati a questo livello abbiamo notato una cosa: mentre rispetto agli altri settori di Gastronomum sono stati, diciamo, in un certo senso coinvolti in scavi settecenteschi, a volte anche molto distruttivi, che hanno lasciato delle profonde trincee, in questo caso sembra in realtà che l'ambiente termale non sia stato toccato nel Settecento, ma bensì da scavi più antichi. Non sappiamo bene per quale motivo, probabilmente per espoliazione, quindi il recupero di materiale da riutilizzare in nuovi edifici, o probabilmente per progetti che doveva subire, insomma, la struttura dei cambiamenti di utilità. Infatti dietro la lavagnetta, quell'ambiente è l'ambiente 2, dove c'è il prefugno che in antichità probabilmente è stato tappato, e quindi c'è anche una defunzionalizzazione della struttura. Quindi si può, insomma, presumere che la struttura avesse avuto, comunque fosse stato messo in progetto, un cambiamento, una nuova destinazione d'uso alla struttura. Dello strato, questo cumulo in particolar modo è stato molto interessante, appoggiava all'ambiente 2, fondamentalmente ancora in fase di scavo, speriamo appunto di poterlo scavare magari, chissà, prima o l'anno prossimo, vediamo, e che è stato molto interessante poiché è un vero e proprio scrigno temporale, possiamo dire una capsula temporale, ci ha dato numerosi reperti molto interessanti, tra cui, prossima slide, un frammento in coppa vitrea costolata più oltremare, datata al primo secolo d.C., quindi in età augustea. Ora non sappiamo chiaramente con certezza ancora se è lavorata a matrice o se le costolature sono state aggiunte dopo, successivamente in applicazione. Chiaramente vicino abbiamo trovato anche altri frammenti vitri in vetro soffiato di un bicchiere assai frammentato ma ricomponibile almeno in parte. E quest'altro frammento molto particolare in vetro bianco in colore, datato alla metà del primo secolo secondo secolo d.C., lavorato a matrice. Nella fattispecie la realizzazione di bicchieri, coppe vitre bianche, diciamo, trasparenti o in colori lavorate a matrice prendono piede soprattutto nel secondo secolo d.C. Il fatto che sia lavorata a matrice, lo vediamo anche da questo chiaramente ritratto di donna che appare sul fondo, su quello che doveva essere il fondo di un bicchiere o di una coppa di vetro, dava a questi bicchieri o coppe un aspetto molto particolare, creava delle opalescenze, dei giochi di luce che andavano ad imitare il cristallo di rocca. Nella fattispecie al centro, come abbiamo già visto, come abbiamo già detto, il volto di una donna, un ritratto, un mezzo busto. Questa donna è girata di profilo, veste la tunica, vi assicuro che è una tunica abbastanza voluminosa. È molto interessante anche l'aspetto iconografico di questa figura, nel senso, a volte anche l'iconografia può in un certo senso aiutare a datare un reperto. In particolar modo ho fatto attenzione alla capigliatura di questa donna, una capigliatura folta di ricci che si raccoglie in una treccia, in una coda che scende lungo le spalle. Prossima slide, cosa che appunto abbiamo, si può ravvisare in un ritratto da Agrippina appunto del primo secolo d.C. Prossima slide, dallo strato giallo ovviamente, dal cumulo e dalla pavimentazione sono uscite anche queste tre bellissime monete di periodo adrianeo datate dal 117-138. Le prime due, quella centrale e quella a sinistra, sicuramente datate al 117-138, quelle entrambe uscite dal cumulo giallo, mentre questa terza, praticamente alla mia sinistra, è un asse, a differenza degli altri due che sono sesterzi, e proviene dall'abside, dall'angolo nord-occidentale. Dall'angolo nord-occidentale. Prossima slide, esatto. Insieme alle tre monete adrianee, diciamo, in un certo senso si lega questa moneta, possiamo dire. Questa moneta è stata ritrovata
nello strato superiore, uno strato fondamentalmente di crollo, quello di, non di crollo, quello più tenace, che è una moneta del sesterzo di terzo secolo, appartenente alla dinastia dei Severi, nella fattispecie questa è Giulia Mamea, databile al 224, e segna la fase d'abbandono del nostro complesso termale. Quindi in linea di massima si può dire che le nostre terme hanno una vita che va dalla seconda metà del primo secolo d.C. fino ai primi anni del terzo secolo d.C. Ultima slide. Ok, qui abbiamo praticamente le ultime frequentazioni, abbiamo un frammento che diciamo segna un po' le ultime frequentazioni del settore. Si tratta di un frammento di ceramica in terra sigillata africana, ben databile, databile appunto al IV-V secolo d.C. con punte massime di sesto, in cui si tratta fondamentalmente di piatti di forme ceramiche aperte, piatti da portata, il servizio buono fondamentalmente si intende, ed è un frammento che è stato ritrovato esternamente all'ambiente absidato. Caratteristica particolare principale di questa ceramica è quella di avere degli stampigli, quindi palmette, cerchietti, rosette, figure geometriche. Solo successivamente appaiono anche figure zoomorfe o simboli della nuova religione, il cristianesimo, quindi piccole crocette, crocette gemmate, croci, anche figure antropomorfe quali vescovi, martiri o santi. Niente, detto questo, ultima slide, volevo comunque ringraziare tutti i ragazzi. Ultima slide? Ok, volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato con noi allo scavo di questo mese, perché insomma è anche merito loro se siamo riusciti a scavare. Avanti, prossimo.